Allora, ringrazio Antonio Bonatesta per questa relazione su questioni molto tecniche, complesse, che non so se siano state pienamente colte da tutti perché erano effettivamente difficili. Alcuni di questi passaggi meriterebbero di essere ripercorsi. Io segnalo solo due o tre cose rapidamente. La prima, la sottolineatura di un cambiamento di quadro in cui gli anni 70 sono un po' un periodo di transizione tra un periodo in cui c'erano i cambi fissi e le politiche regionali quindi avevano dei riferimenti precisi nelle politiche degli stati nazionali, e un periodo successivo che più o meno, come dire, si apre con la fine degli anni 70 e comunque trova più chiaro dispiegamento nel corso degli anni 80, in cui si passa sempre più decisamente verso la piena costruzione del mercato unico e quindi un ruolo propositivo più forte della Commissione, un ruolo inferiore degli Stati, un tentativo di liberalizzazione più forte, e all'interno di questo quadro che si evolve, questo quadro più dinamico di costruzione di un mercato unico appunto europeo, si cerca di limitare le interferenze degli Stati e quindi anche di limitare le loro capacità di intervenire territoriali, lasciando più spazio alle politiche europee di intervenire finanziariamente con un rapporto diretto, quindi che incomincia a diventare diretto tra la Commissione, cioè tra le istituzioni comunitarie e le istituzioni periferiche degli Stati. Quindi il tentativo quindi di avere una logica di mercato unico porta alla redazione quindi di un'attività per programmi, come ci ricordava Antonio prima, e anche alla introduzione poi di questa logica del cofinanziamento, che appunto assume una maggiore responsabilità dei soggetti che vengono finanziati, ma serve soprattutto come leva per costringere chi partecipa a questi progetti finanziari ad assumere una logica più imprenditoriale, più volta attenzione sulla dinamicità e sulla equilibrio dei conti, e quindi sulla esistenza di una corresponsabilità anche finanziaria di chi partecipa. Questo credo che sia un'importante sottolineatura di uno dei tanti aspetti della relazione di Antonio Bonatesta. Un'altra sottolineatura che mi sembra importante, che lui ha accennato, era quindi il cambiamento della governance, cioè delle strutture prima di governo e poi appunto di interlocuzione più orizzontale tra i vari soggetti delle politiche territoriali che si articolano appunto, ma con l'idea che laddove il mercato non riesca a risolverle, questo diventa un compito della comunità in quanto tale, diciamo ancora più che degli Stati. Quindi appunto anche la struttura della governance deve più fare riferimento quindi alle strutture del mercato unico. Direi che ci sarebbero alcune domande che io avrei, però le riserviamo per dopo forse. Se non ci sono domande da parte del pubblico, io in questo momento non ne vedo, almeno mi pare che non se ne siano formulate, lascerei la parola direttamente al secondo relatore, a Claudio Polignano, richiamando appunto la sua funzione di responsabile della sede di Tirana della Regione Puglia. E quindi attendo con curiosità quello che lui ci racconterà sulle politiche regionali, sulle politiche mediterranee della regione Puglia. Prego.
precedentemente dal professor Bonifesta, mi sono molto familiari i temi del lavoro, mi sentite? Sì. Grazie al professor Spagnolo per avermi dato la possibilità di anche di illustrare a un pubblico più ampio quello che effettivamente poi la Regione Puglia realizza sullo spazio mediterraneo. Tra l'altro alcuni dei concetti citati precedentemente dal professor Bonatesta mi sono molto familiari, i temi della governance, della multi-governance, i programmi europei, il tema del cofinanziamento e della co-ownership sono tutte tematiche, diciamo, molto integrate in tutto il lavoro che effettivamente noi svolgiamo. Anzitutto una brevissima presentazione, come diceva il professore, io mi occupo, sono responsabile della sede di Tirana della Regione Puglia e già questo è un segnale importante di come una regione, quindi un'entità substatale, intenda essere rappresentata all'estero. La Regione Puglia ha solo la sede di Tirana, che è una piccola sede, e poi naturalmente la sede a Bruxelles serve per realizzare tutta quell'attività di collegamento con le istituzioni europee, di quel lavoro di lobby che viene fatto anche a livello europeo appunto dalle regioni. La sede romana invece della Regione Puglia serve appunto per tenere stretti i collegamenti con le autorità nazionali. Quindi sono la mia posizione a Tirana la dice lunga anche sul lavoro che facciamo come Regione Puglia, in particolare come coordinamento delle politiche internazionali, che è la nostra struttura nello spazio balcanico e mediterraneo. In realtà personalmente mi occupo di progettazione e programmazione europea da molti anni, quando appunto già le regioni hanno cominciato ad avere un ruolo rilevante nell'ambito delle policy europee. Cercherò di rispondere a qualche semplice domanda. Chiaramente la mia posizione è diversa, nel senso che io sono più una testimonianza sul campo, sono un operatore, sono una persona, ecco, che direttamente ha relazioni con le istituzioni europee, con le istituzioni estere, quindi è un angolo di visuale diverso e in qualche modo anche complementare a tutto quello che è il percorso di questo ciclo di seminari. La Regione Puglia ha cominciato a operare sul versante internazionale alla fine degli anni 90 con il primissimo programma Interreg 94-99, quindi il ciclo di programmazione europea. Noi seguiamo i cicli di programmazione europea, cominciando col programma Italia-Albania, ed è stato il primo nostro, la prima nostra esperienza, anzi direi palestra, di collaborazione con istituzioni estere, che naturalmente aveva una collocazione, una dimensione direi totalmente diversa da quella che oggi abbiamo appunto nel 2020, quindi con un'evoluzione di oltre 25 anni di storia. Il vero cambiamento, il salto di qualità si è fatto nella programmazione 2000-2006 e poi a partire dal 2006 con l'introduzione dell'assessorato al Mediterraneo all'interno della Regione Puglia. Sempre nel 2000-2006 la Regione Puglia era autorità di gestione del programma Interreg Italia-Albania-Montenegro, e quindi poi si è aggiunto il Montenegro, e quindi aveva già un ruolo di governance importante, perché in qualche modo è come se la Commissione europea avesse delegato prima agli Stati, quindi allo Stato italiano, e poi lo Stato italiano alle regioni, la gestione di un programma di finanziamento. E questa è stata la nostra esperienza già, ripeto, nel 94-99, 2000-2006, in particolare con l'Albania. Ecco, a partire dal 2005-2006 c'è stata un'evoluzione e, come dire, un approccio più maturo anche alla cooperazione da parte della Regione Puglia. Nel 2005 è stato istituito l'assessorato al Mediterraneo, che al di là della denominazione evocativa
un segnale, ha rappresentato un segnale importante della prima giunta Vendola di rilevanza della proiezione internazionale della Regione Puglia. Ecco, anche qui dovremmo poi fare dei distinguo se parliamo di politica nel Mediterraneo o parlare forse meglio e più opportunamente di proiezione internazionale, di proiezione estera delle regioni, questo in base anche alla normativa, al ruolo che la normativa assegna alle regioni, ma ci arriveremo su questo aspetto. Dicevo, l'assessorato al Mediterraneo, quindi una struttura regionale dedicata esplicitamente alle attività di rilevanza internazionale. Questo è stato un cambiamento radicale che soprattutto nei successivi 10 anni ha portato la Puglia anche ad assumere un ruolo di particolare rilevanza sia sullo scenario nazionale sia sullo scenario internazionale. Sullo scenario nazionale, in quanto di fatto tutte le regioni partecipano a programmi di cooperazione, ma alcune sono più, come dire, più dinamiche, altre hanno un ruolo più passivo. Ecco, in quel periodo, ma devo dire che quel periodo continua fino ad oggi, la rilevanza della Puglia sullo scenario internazionale e il ruolo di leadership, ma in realtà ecco, di protagonismo, ecco, sarebbe più opportuno parlare di protagonismo sullo scenario internazionale, si è man mano accresciuta. Fino ad oggi abbiamo un organigramma delle funzioni internazionali che vede una struttura dipartimentale, quindi un dipartimento che si chiama coordinamento delle politiche internazionali, con una diramazione in due sottostrutture, una dedicata alle relazioni internazionali, l'altra dedicata alla cooperazione territoriale europea. Dico questo perché sono due entità distinte che fanno riferimento a due campi diversi, ad una divaricazione di fatto nella proiezione internazionale delle entità substatali. La prima, ovvero quella delle relazioni internazionali, che fa riferimento soprattutto alla cooperazione e allo sviluppo, quindi a un approccio di tipo prevalentemente emergenziale rispetto alle relazioni con gli stati esteri. Il secondo invece, quello della cooperazione territoriale europea, così definita dalla normativa comunitaria, che di fatto è un processo di co-sviluppo, quindi di intese, accordi tra le entità substatali, diciamo le regioni dal lato italiano, e le entità estere, che possono essere sia di livello nazionale sia di livello regionale. Cosa facciamo esattamente? Cioè, qual è il nostro ruolo? Cosa può fare? Poi vediamo cosa può fare una regione. Il nostro ruolo in qualche modo è anche quello di assicurare l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei paesi esteri. È un tema fondamentale per evitare che le varie diramazioni di una regione grande come la Regione Puglia possa adottare decisioni, effettuare scelte che non siano coerenti con l'orientamento unitario che la regione stessa si pone. Naturalmente questo orientamento a livello regionale va in parallelo con l'unitarietà di orientamento anche a livello nazionale. Mi spiego meglio. La Regione Puglia, così come le regioni, ma anche tutte le altre entità subregionali che partecipano a questi processi di proiezione internazionale, devono necessariamente seguire un orientamento che non sia di contrasto con l'orientamento nazionale. Di fatto, ci sono dei limiti, delle delimitazioni al nostro agire, ma oltre a queste funzioni
la Regione Puglia, o meglio il coordinamento delle politiche internazionali, garantisce poiché di fatto le strutture regionali e il territorio, ovvero comuni, università, centri di ricerca, organizzazioni internazionali, organismi no profit presenti sul territorio Puglia, possano partecipare ai bandi di gara internazionali e in particolare alle call for proposal pubblicate dalla Commissione europea nelle sue più variegate forme, poi centreremo in questi aspetti. Altra funzione importante alla quale noi assolviamo è la gestione delle attività di esecuzione, la gestione degli accordi internazionali, delle intese che facciamo con gli stati esteri. Ora, su questo ci sono ovviamente importanti limiti normativi rispetto a quello che effettivamente la regione può fare, quindi non può andare prevaricare, come dire, il potere attribuito agli organi nazionali, in particolare mi riferisco al Ministero degli Esteri, che è il nostro principale interlocutore. E soprattutto il nostro lavoro è quello di dare una direzione, quindi dare un orientamento a quello, alla partecipazione della Puglia ai programmi di cooperazione internazionale. Entrerò poi un po' più nel dettaglio di questi aspetti, anche perché ci sono altre, come dire, altre considerazioni sul ruolo delle regioni nello scenario internazionale. Ci sono anche la Regione Puglia, ad esempio, ha adottato nel 2003 una sua legge regionale per la cooperazione e per i partenariati internazionali, quindi ha un suo strumento, attualmente privo di fondi, ahimè, che consente ai soggetti territoriali regionali di partecipare a un bando e quindi di mettersi in connessione, realizzare progetti di co-sviluppo con paesi esteri. I limiti sono dati, o meglio, l'opportunità o il potere, se possiamo così dire, di agire in ambito internazionale è stato attribuito alle regioni con la riforma del titolo V della Costituzione, che poi ha trovato esecuzione nella legge La Loggia, che attribuisce funzioni e limiti al cosiddetto potere estero delle regioni, un'espressione che io non amo, perché di fatto il potere estero, ovvero la politica estera, è una prerogativa di carattere nazionale, quindi le regioni e le altre entità territoriali non fanno politica estera, ma utilizzano strumenti per realizzare a livello territoriale la politica estera nazionale. In più, diciamo tutto questo processo è stato chiamato, è stato definito come paradiplomazia, intendendo non la diplomazia parallela, che è altro tema, altro argomento, che soprattutto quello che realizzano alcune organizzazioni intergovernative, cito una per tutte, la Comunità di Sant'Egidio, a livello internazionale per la risoluzione di alcuni conflitti locali, ma è proprio definita come è considerata come l'insieme delle azioni di carattere internazionale esercitata da entità, da governi subregionali, ovvero vi è una rappresentanza politica dei territori nell'arena internazionale, le regioni come attori della politica internazionale. In questo senso la paradiplomazia, e sarebbe interessante su questo aspetto anche fare alcuni approfondimenti di carattere più scientifico, su come si caratterizza poi effettivamente, come si esplica la paradiplomazia, di fatto è un processo lungo e articolato che è stato influenzato da almeno quattro elementi distinti.
Il primo è quello della globalizzazione. La globalizzazione ha portato con sé una sempre maggiore competitività fra territori, quindi scardinando il ruolo tradizionalmente attribuito alle regioni, quindi un ruolo di carattere amministrativo, ma ponendole direttamente sull'arena internazionale, nell'arena internazionale, quindi come un attore della, delle politiche internazionali. Un secondo aspetto che ha favorito questo percorso di paradiplomazia è stato quello già accennato dal professor Bonatesta, del crescente processo di decentramento amministrativo, quindi il decentramento di funzioni verso autorità locali e regionali che si è verificato in Italia e in tutta Europa, cominciato sin dal dopoguerra, ma poi ha assunto una dimensione più rilevante, soprattutto a partire dagli anni 50. Ma probabilmente quello che è l'elemento distintivo della paradiplomazia, di questo percorso di paradiplomazia esercitato dalle regioni, è la creazione di appositi spazi europei per la rappresentanza di interessi locali, ovvero mi riferisco ad alcune riforme portate dalla Commissione europea, ad esempio il Comitato delle Regioni, istituito dal Trattato di Maastricht e poi potenziato dal Trattato di Lisbona, che ha attribuito a questo comitato, che ha sede a Bruxelles ed è un comitato che rappresenta tutte le centinaia e centinaia di regioni europee, attribuito un ruolo sempre più rilevante nel processo di definizione delle politiche europee. Quindi il vero cambiamento è in questa fase, ovvero allorquando le autorità locali e regionali trovano uno spazio formale di dialogo e di negoziazione con le autorità europee. Processo che è dato anche dalla necessità da parte dell'Europa stessa di dare sempre maggiore spazio alle autorità territoriali, di contribuire in qualche modo a rafforzare il senso di appartenenza europea e attraverso un senso di appartenenza europeo che può essere meglio rappresentato da autorità più vicine ai cittadini, quindi le regioni, i municipi e gli altri organismi subregionali. Un altro aspetto sempre legato agli spazi europei per la rappresentanza degli interessi territoriali è dato dal processo di allargamento. Il processo di allargamento ha consentito, e noi come Puglia ne siamo protagonisti, di facilitare con sempre maggiore fluidità il dialogo tra le autorità regionali e subregionali e le autorità estere. Faccio riferimento al processo di allargamento dell'Unione Europea perché noi abbiamo come regione, come territorio transfrontaliero i Balcani, l'Albania in particolare, ma non soltanto l'Albania, il Montenegro, Bosnia e Erzegovina, la Croazia ormai entrata a far parte dell'Unione Europea, ma anche territori interni dello spazio balcanico come la Macedonia del Nord, come il Kosovo, come la Serbia, che hanno una, come dire, che rappresentano soprattutto per le regioni adriatiche un naturale sbocco di collaborazione che viene di fatto poi attuato attraverso i programmi europei, ma tornerò su questo aspetto. Peraltro la paradiplomazia si può ritrovare già nei gemellaggi che negli anni 60, anche negli anni 70, i gemellaggi europei
che le città facevano con altre città, le città italiane e pugliesi facevano con altre, con altri omologhi europei. Resta ferma naturalmente in tutto questo percorso la esclusività dello Stato in materia di politica estera, quindi noi, come dire, abbiamo una funzione che io definirei in qualche modo anche ancillare rispetto alle politiche europee. Ultimo elemento di questo processo è la possibilità che è stata data soprattutto a partire dagli anni 90, fine anni 90, agli attori locali di partecipare direttamente ai programmi europei. Programmi europei, mi riferisco in particolare ai programmi di cooperazione, altro non sono che strumenti attuativi delle policy europee, quindi dando la possibilità di essere soggetti elegibili e che quindi possono partecipare direttamente non solo al processo decisionale a livello di Commissione europea, ma anche al processo programmatorio e quindi al processo attuativo, cioè come attuare poi materialmente le politiche europee. Detto questo, un breve quadro su come, ecco, che cosa facciamo, cosa possiamo fare, qual è il nostro campo di azione, come lo realizziamo tutto questo. Questo viene realizzato, l'ho citato già prima ed entrerò più nel dettaglio, attraverso i programmi CTE, cioè di cooperazione territoriale europea, meglio conosciuti come programmi Interreg. Tornerò su questi aspetti, ma anche attraverso una serie di programmi a gestione diretta. Ci sono una serie di programmi in cui le università, ad esempio, partecipano in maniera assidua, sono soprattutto i programmi di ricerca, quello che prima era il quadro regionale, il quadro europeo della ricerca, che si è man mano evoluto con una serie di programmi cui accedono le università, ma per quanto riguarda poi le autorità locali, che ovviamente hanno finalità diverse, ma spesso complementari con quelle di ricerca, dicevo, anche altri programmi di cooperazione internazionale che vengono gestiti direttamente dalla Commissione europea. Quindi mentre i programmi di cooperazione, i programmi Interreg vengono gestiti a livello regionale, i programmi a gestione diretta sono quelli gestiti direttamente dalla Commissione europea. Sono due tipologie totalmente diverse che, sebbene spesso complementari fra di loro, ai programmi europei si aggiungono i programmi nazionali. Vi sono una serie di strumenti a livello nazionale che consentono alle autorità substatali o anche ad altre autorità non nazionali di partecipare a processi di proiezione internazionale, di cooperazione internazionale. Ne cito uno a titolo esemplificativo: abbiamo, seppure in periodo di lockdown, siamo riusciti a chiudere una candidatura come Regione Puglia per partecipare a un bando pubblicato dall'AICS. L'AICS è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, è lo strumento attuativo del Ministero degli Esteri per quel che riguarda la cooperazione allo sviluppo. Quindi altri strumenti come questo bando a cui facevo riferimento per la creazione di partenariati territoriali, lo abbiamo fatto ovviamente con l'Albania, con la quale abbiamo una facilità di dialogo particolare, con un approccio che lega sia le politiche nazionali, sia le politiche europee, sia anche gli obiettivi di sviluppo, in particolare con gli obiettivi 2030. Oltre agli strumenti regionali, agli strumenti nazionali, europei, regionali, ci sono altri strumenti che consentono di presentare e di lavorare nell'ambito della cooperazione internazionale. Anche qui faccio un esempio: partecipiamo come Regione Puglia ai bandi cosiddetti di conversione del debito, ovvero l'Italia
con alcuni paesi, ne cito due, Albania ed Egitto, ma anche con tanti altri paesi esteri, converte il suo debito in progetti di sviluppo. Quindi attribuisce un ammontare finanziario ad un programma con delle finalità e degli obiettivi specifici e converte attraverso questo strumento il suo debito. Quindi di fatto poi le autorità italiane possono partecipare a bandi di conversione del debito nei paesi esteri attraverso sempre un approccio di partenariato. Questo per avere un quadro, diciamo, generale degli strumenti di cooperazione. Ma entrando poi nel merito anche dei principi ispiratori, cioè diciamo, quali sono gli elementi di base che contraddistinguono la cooperazione regionale, o meglio la cooperazione che soprattutto la Regione Puglia intende attuare verso paesi esteri. Ci sono alcuni principi basilari sui quali si fonda il nostro percorso, il nostro lavoro. Mi riferisco innanzitutto appunto a principi come quello della co-gestione, la co-ownership, un tema che è legato al tema del cofinanziamento a cui si era fatto riferimento prima. Cosa significa? Anzitutto basiamo la nostra azione su relazioni di pace e di prosperità e di collaborazione con i territori esteri. Ma come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un approccio che non impone, virgolettato, una nostra visione di sviluppo in territori esteri, ma chiama i territori esteri o le autorità nazionali estere a collaborare, cioè a prendere co-decisioni per favorire e per mettere in campo processi di sviluppo che coinvolgano la Puglia e il territorio di Valona, piuttosto che l'area di Tunisi o la Palestina o altri territori. E questo è un aspetto fondamentale, significa che le decisioni non vengono prese da una sola parte, ma c'è un approccio di condivisione delle scelte. Questo è un concetto importantissimo, concetto che peraltro si lega a un altro tema che forse appare un po' più cinico, ma che trovo che debba essere necessariamente coniugato con il tema della co-ownership, ovvero il tema della reciprocità. Partecipiamo e operiamo a livello internazionale lì dove c'è un reciproco interesse, ovvero la Puglia, tranne in alcuni casi del tutto, diciamo, occasionali e di tipo emergenziale, non come dire, non costringe, non impone una sua visione di sviluppo, ma cerca sempre di trovare un'utilità anche per se stessa. Quindi operare con una regione albanese o una regione tunisina va bene nei limiti in cui anche noi ne traiamo un'utilità, sebbene con gradualità diversa, sebbene con un peso diverso, ma non c'è un approccio il nostro approccio è appunto quello di trovare una reciprocità di interessi. Tutto questo percorso naturalmente non può essere slegato dagli orientamenti di carattere nazionale ed europeo, ovvero gli strumenti citati e i principi citati vanno sempre e comunque nel solco delle politiche europee e di un, come dire, di farci strumento, di farci strumento, di farci leva per attuare politiche di
di carattere nazionale, soprattutto mi riferisco alla politica estera. Un altro paio di principi fondanti, la concretezza dei risultati. Ecco, nella prima fase che ho citato prima, degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, c'era un approccio molto più generico alla cooperazione con i paesi esteri. Oggi no, oggi vogliamo vedere risultati, risultati tangibili, risultati concreti, anche opere infrastrutturali. Ovviamente parliamo di opere infrastrutturali non di grande importanza, piccoli investimenti, ma investimenti per la crescita del territorio, quindi qualcosa che sia sempre tangibile e che abbia un'utilità appunto tangibile. Percorso che peraltro è fondato proprio sul principio di partnership, quindi il partenariato significa che i nostri obiettivi Puglia vengono messi sul tavolo insieme con gli obiettivi della regione o dell'autorità nazionale estera, cercando sempre di trovare un compromesso di interessi, un compromesso di obiettivi. Detto questo, diciamo, fatto questo quadro generale, entro un po' un aspetto un po' più tecnico, spero di essere quanto più chiaro possibile. Devo condividere alcune slide, giusto perché tutto questo sia un po' più chiaro, ovvero mi riferisco in particolare ai programmi europei di cooperazione, ovvero agli strumenti che noi utilizziamo come Regione Puglia per fare cooperazione. Nel nostro caso, ecco, noi facciamo sempre riferimento a strumenti europei, di matrice europea o di derivazione europea, e partecipiamo ai programmi di cooperazione esattamente come qualsiasi altro stakeholder territoriale. Quindi, da un lato è vero sì che siamo, come dicevo prima, autorità di gestione. In questa programmazione siamo autorità di gestione del programma Italia-Albania-Montenegro, ma negli altri casi, in tutti gli altri casi, partecipiamo come un qualsiasi stakeholder territoriale. Quindi una spero rapida condivisione degli strumenti che vengono adottati, che noi utilizziamo per favorire il processo di internazionalizzazione territoriale. Si vede, no? Lo schermo è condiviso, immagino. Sì, sì, se gentilmente può avviare la modalità presentazione, così risulta più grande, grazie. Programmazione Interreg. Programmi Interreg sono gli strumenti attraverso i quali vengono realizzati i partenariati territoriali. 10 miliardi di euro assegnati nella programmazione 2014-2020, Interreg è uno dei due obiettivi delle politiche di coesione, rappresenta meno del 3% del budget totale attribuito alle politiche di coesione e finanzia oltre 100 programmi di cooperazione. Come vengono suddivisi questi programmi di cooperazione? Cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale. Sono i tre volet più rilevanti nei quali vengono suddivise le politiche di cooperazione europee. Quelli cross border, lo dice la parola stessa, sono i programmi di cooperazione transfrontaliera, sia marittima sia terrestre. Ci sono 60 programmi di cooperazione, noi ad esempio abbiamo programmi di cooperazione transfrontaliera marittima con la Croazia, con il Montenegro, con l'Albania e con la Grecia, che sono i nostri paesi transfrontalieri, quindi attenzione anche a questo concetto del mare come frontiera, nel senso che viene equiparato a una frontiera terrestre. Sempre nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, noi come Regione Puglia partecipiamo ai programmi IPA,
uno dei 12 programmi IPA citati nella slide, ovvero il programma Italia-Albania-Montenegro. IPA si caratterizza perché sono processi di sostegno alla preadesione di paesi terzi, quindi diversi dalla cooperazione con altri paesi europei. Mentre lo strumento Interreg EMI riguarda tutte le politiche di vicinato e quindi tutte le politiche del Mediterraneo. I programmi transnazionali fanno riferimento ad aree più ampie e omogenee, come può essere quello della macroregione adriatico-ionica, sulla quale poi torneremo. Il terzo volè della cooperazione è quello dei programmi interregionali, ovvero i programmi di cooperazione fra paesi europei. Mentre i precedenti programmi citati, ovvero i transfrontalieri e transnazionali, sono programmi misti di cooperazione tra paesi europei e paesi extraeuropei, gli interregionali sono programmi di cooperazione tra tutti i paesi europei. Nel merito cercherò di passare in rassegna tutto questo che ho detto quanto più rapidamente possibile. Questo è il nostro programma, come dire, faro, il più importante. Siamo autorità di gestione del programma IPA Italia Albania Montenegro. È un programma, come ho detto, di preadesione, quindi di sostegno alla CIE Comunitaire, favorisce i paesi extraeuropei come Albania e Montenegro, che sono paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, sostiene quindi questo percorso di preadesione di paesi candidati. Su una popolazione complessiva di circa 8 milioni di abitanti come territori ammissibili e un budget complessivo di oltre 90 milioni di euro. Come area eleggibile partecipa la Puglia, l'autorità di gestione appunto è nella regione Puglia, la regione Molise e poi tutto il territorio di Albania e Montenegro. Per fare cosa sostanzialmente? Qual è la strategia del programma? Vi è tutto un percorso alla base della definizione di un programma di cooperazione che prevede una negoziazione tra gli interessi nazionali, quindi gli stati, nella fattispecie Italia e in particolare Puglia e Molise, lo Stato albanese, lo Stato montenegrino e l'Unione Europea. Sono sostanzialmente questi gli attori che definiscono la strategia di un programma. Ciascun programma è basato poi su una sua serie di obiettivi prioritari, sulla base dei quali poi vengono poi pubblicati bandi, famosi bandi di cooperazione, bandi Interreg, ai quali partecipano i territori. Ecco, questo è il meccanismo in estrema sintesi di funzionamento di un programma come l'Italia Albania Montenegro. Gli stati e le regioni negoziano insieme con l'Unione Europea, la regione Puglia pubblica i bandi per realizzare progetti di sviluppo che prevedano partner dal territorio pugliese e molisano sul territorio albanese e sul territorio montenegrino. Per fare cosa? Sostanzialmente vengono definiti una serie di obiettivi. Nella fattispecie del programma Italia Albania Montenegro, senza entrare nel dettaglio, la suddivisione, la scelta è ricaduta sui temi del rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese, in particolare l'obiettivo di creare le framework conditions, quindi le condizioni di contesto affinché si possa facilitare la cooperazione economica tra Puglia e Albania e Montenegro. Il secondo obiettivo attiene prevalentemente alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, quindi con azioni che incidono tanto sulla componente del sviluppo territoriale, in particolare dello sviluppo turistico, e un'altra componente invece più dedicata spiccatamente all'innovazione in campo culturale e alla creatività. Terzo filone di interventi dedicato all'ambiente,
in particolare sul tema dei water landscape, quindi dei paesaggi, e sul tema dell'acqua, e quindi anche del mare. Un secondo, invece, una seconda area di intervento dedicata alle energie rinnovabili. Infine, il tema trasporti, quindi connectivity agenda, i temi delle connessioni tra le due sponde dell'Adriatico. Come dicevo, a livello di management, il programma viene gestito dalla Regione Puglia, può contare su un segretariato tecnico che è sempre localizzato in Puglia, che è fatto da un nucleo di esperti di cooperazione incaricati di gestire il programma. Diciamo così, sarebbe la stazione appaltante, la Regione Puglia. Il programma naturalmente conta poi su altri organismi che rappresentano l'Albania e il Montenegro, e con un ruolo di grande rilievo che viene svolto dall'Unione Europea e dal nostro Ministero degli Esteri, nonché da altri organismi nazionali. L'altro programma di diretto interesse per la Puglia è il Grecia-Italia. In questo caso si tratta di cooperazione tra due paesi europei, quindi anche un percorso di cooperazione più maturo che vede la Regione Puglia da un lato e tre regioni greche dall'altro lato. Anche in questo caso i temi dell'innovazione, della competitività, della gestione smart, della gestione sostenibile del territorio e dell'ambiente, il tema dei trasporti sostenibili sono come dire, centrali, perché poi si possa poi dare origine a progetti concreti di cooperazione. Giusto per fare qualche esempio di progetti di cooperazione, cosa significa operare, lavorare su un progetto di cooperazione sull'inquinamento marittimo, che è ovviamente un tema a noi molto caro, trattandosi di un braccio di mare che tra Otranto e Valona dista a circa 70 km, quindi davvero una vicinanza che pone le condizioni del mare come un elemento essenziale sia dal lato pugliese sia dal lato albanese. Quindi operare per prevenire iniziative, per prevenire situazioni di emergenza, di inquinamento marittimo, oppure lavorare sui temi delle aree costiere, quindi della gestione sostenibile degli ecosistemi costieri, sono tematiche che direttamente interessano sia il versante pugliese sia il versante transfrontaliero, che sia Grecia, che sia Albania, che sia Montenegro o Croazia, a seconda dei casi. Nel caso, un altro esempio di progetto in campo finanziato da Interreg sui temi dei trasporti, ecco, questo è un tema legato ai corridoi transeuropei, alla facilitazione delle connessioni tra l'Europa, l'area balcanica e il Mediterraneo, il sud dell'Europa, e quindi l'Europa, e quindi la Puglia. Programma Adrion è un programma invece non transfrontaliero ma transnazionale, significa che opera su un'area molto più ampia ed è sostanzialmente incentrato sul sostegno alla macroregione Adriatico-Ionica. Entreremo poi un po' più in dettaglio su questo aspetto. L'autorità di gestione è in Italia ed è la Regione Emilia-Romagna, questo sempre per sottolineare gli aspetti del regionalismo e del protagonismo delle regioni sullo scenario internazionale. Italia-Croazia, anche in questo caso le tematiche sono quelle grosso modo citate in precedenza, la blue economy, l'ambiente, il patrimonio culturale e il sistema dei trasporti marittimi. Anche in questo caso l'autorità di gestione è in Italia ed è in particolare la regione del Veneto. Nel caso invece del programma MED, che abbraccia tutto lo spazio mediterraneo dei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, l'autorità di gestione in questo caso è della regione PACA in Francia, e quindi
come vedete anche le altre regioni europee, gli altri stati europei, come dire, adottano lo stesso principio di attribuzione di responsabilità importanti di gestione di programmi anche alle entità regionali. Infine arrivo allo spazio mediterraneo, che è un po' anche il tema più centrale di oggi. E su questo programma, che è il Cross Border Cooperation, ENI sta per European Neighborhood Instrument, quindi il programma di vicinato, è uno dei, come dire, dei capisaldi della cooperazione europea e italiana del Mediterraneo. Già la mappa la fa intendere quanto possa essere complessa la gestione e l'attuazione di un programma di questo tipo, dove partecipano le regioni tirreniche italiane fino all'Adriatico, alla Puglia, le regioni che si affacciano sul Mediterraneo di Francia, Spagna e Portogallo, il lato Grecia, Malta, Cipro come paesi europei. Dal lato della sponda sud del Mediterraneo, al contrario, partecipano paesi, diciamo, con un alto livello di conflittualità. Mi riferisco alla partecipazione, ad esempio, di Palestina e Israele, partecipa l'Egitto, il Libano. La Libia in questo momento ovviamente non partecipa al programma per ovvie ragioni, così come non partecipa la Siria e il Marocco per ragioni diverse. Il Marocco non partecipa per le vecchie diatribe con la Spagna rispetto ai territori di Ceuta e Melilla, le enclave spagnole nel territorio marocchino, ma partecipano appunto Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina, Giordania, Israele e Libano, sul lato della sponda sud del Mediterraneo. È un programma, come dire, che rappresenta lo strumento operativo dell'Unione Europea per consentire ai territori di dialogare direttamente fra di loro. Una cosa sono, come dire, le politiche a livello internazionale che vengono gestite dagli stati, altra cosa è quello che noi cittadini, noi come dire, attori locali possiamo realizzare. Ecco, questo programma ci dà la possibilità di operare con paesi appunto come il Libano, come la Palestina, come Israele, su diverse tematiche, su tanti campi di azione, ed è l'unico strumento che effettivamente ci dà questa possibilità. Siamo già alla seconda generazione del programma, quindi c'è stato già un programma 2007, 2013, 2014, 2020 e quello attuale, e stiamo lavorando anche come Puglia sul nuovo Next Med, ovvero il nuovo programma 2021-2027. In questo caso l'autorità di gestione è la regione Sardegna, con un budget complessivo di circa 210 milioni. Come vedete, il 90% è finanziato dall'Unione Europea, in questo caso fa riferimento ad altri aspetti, ma anche sul programma ENI c'è un tasso di cofinanziamento da parte dei territori, anche dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Quindi il principio della co-ownership è particolarmente significativo ed efficace anche nel programma ENI. Rispetto alle tematiche trattate dal programma, sottolineo come questo è un programma che guarda anche ad alcuni aspetti trascurati dagli altri programmi che ho citato. Mi riferisco in particolare alla promozione dell'inclusione sociale e ai temi della lotta contro la povertà. Tematiche ambientali, anche in questo caso, soprattutto tematiche di carattere legate al comune mare Mediterraneo. Giusto per dare un quadro della
partecipazione al programma. Da questo grafico si vede come l'Italia sia di gran lunga il principale protagonista, ovvero a voler anche smentire le false notizie sulla debolezza dell'Italia. In realtà l'Italia ha un tasso di partecipazione a questo programma, ma devo dire a tutti i programmi di cooperazione, tra più elevati in assoluto in Europa. Cosa fa la Puglia nell'ambito del programma ENI? Gestisce un sottoprogramma per favorire la partecipazione dei territori italiani. Quindi la posso intervenire un attimo? Prego. Vorrei chiedere di scalare le DIA, perché noi continuiamo a vedere quella iniziale, ma sono convinto che lei stia parlando anche di altre che vedo elencate, ma noi pubblico non riusciamo a vedere le altre, forse. Quindi a meno, tanto diciamo sono ormai a conclusione, forse possiamo anche togliere la... No, non so, potrebbe essere, visto che l'ha preparato, qualcosa potrebbe essere interessante, aiuta un po' a seguire il filo del discorso anche per il pubblico, se è possibile. Dove è rimasta la... Noi siamo rimasti alla prima, Interreg 2014-20, oltre non siamo andati. Addirittura, va bene, io no, ho passato in rassegna tutte le altre. Andare a sinistra c'è la colonna a sinistra, deve scorrere il cursore a sinistra dello schermo. No, forse non. Per chiudere un po' il quadro anche del tema e delle politiche nell'ambito mediterraneo. No, temo non si veda. Allora, in ogni caso le pubblicheremo poi sul sito. Sì, possono essere recuperati i grafici di cui ha parlato. Va bene, d'accordo. Un ultimo aspetto è, diciamo, per chiudere un po' il quadro anche del tema e delle politiche nell'ambito mediterraneo. In realtà poi c'è una disquisizione di fondo se effettivamente parlando di Mediterraneo dobbiamo anche includere tutta l'area adriatico-ionica, che naturalmente è la nostra propensione prevalente. In questo quadro siamo stati i protagonisti, siamo stati tra i promotori della macro-regione adriatico-ionica, ovvero il primo tentativo in assoluto che si cerca di attuare a livello europeo per superare il regionalismo e quindi un approccio più di tipo regionalistico e guardare a strategie di crescita di carattere complessivo e molto più ampio, ovvero di area geografica. La macroregione adriatico-ionica comprende quattro paesi europei come Slovenia, Italia, Grecia e Malta e la Croazia, chiedo scusa. Dal lato extraeuropeo invece coinvolge Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e si è aggiunta proprio recentemente anche la Macedonia del Nord. Sottolineo questo aspetto della macroregione perché appunto rappresenta un tentativo importante di assumere decisioni e di avere una strategia di sviluppo complessiva di area geografica che superi le difficoltà e la prospettiva più ristretta dei singoli paesi, ma guardi allo sviluppo di tutto il territorio secondo un'unica governance e un'unica visione. Ecco, questo mi premeva comunicare con voi. Mi rendo conto di aver passato in rassegna tantissimi argomenti, ma è quello che conta, ecco, dare, spero di aver dato quantomeno la percezione che le regioni, che le autorità substatali
allo stato attuale svolgono una funzione importante sia nel processo decisionale europeo sia nel processo attuativo e in particolare nella proiezione esterna, quindi nella capacità delle autorità substatali di confrontarsi e dare origine a programmi di cooperazione con altre autorità estere. Grazie.